Salve a tutti. Allora, come voi sapete, purtroppo siamo naufragati su questa splendida isola, e però siamo stati anche fortunati. Fortunatamente non c'è stato nessun morto, non c'è stato nessun ferito, la nave si è leggermente coricata e tra l'altro avete visto ci ha dato anche una possibilità straordinaria, quella di poter smontare tutte le attrezzature della nave. Quindi abbiamo a disposizione generatori elettrici, computer, abbiamo tutto per poter sopravvivere su quest'isola. Purtroppo l'unica cosa della quale dobbiamo lamentarci è che non riusciamo a collegarci con la terraferma, quindi probabilmente dovremo vivere su quest'isola per parecchio tempo, perché tra l'altro quest'isola, voi sapete, è nell'Oceano Pacifico e è fuori da tutte le rotte principali, quindi non è molto improbabile che ci verranno a trovare. Però l'isola è grande e contiene tutte le risorse possibili e immaginabili. Abbiamo trovato animali, abbiamo trovato piante di frutta, verdure, abbiamo trovato una miniera per quanto riguarda il ferro, una miniera per quanto riguarda il calcare, quindi possiamo ricostruire su quest'isola una situazione economica uguale a quella che avevamo sulla terraferma. Come voi sapete, ci siamo incontrati ieri sera e abbiamo fatto un'assemblea per eleggere il nostro governatore dell'isola e io chiamo il nostro Claudio a parlare qui con noi. Allora, ciao Claudio, come mai hai accettato di fare il governatore? Scusa, io 10 anni ho fatto il sindaco a Bologna. Ah, mi sembrava, mi sembrava giusto dare questa mia esperienza. Posso arbore, sei perfetto, sei. Allora, senti, sull'isola, come dicevo prima tutti quanti, tra l'altro una cosa che è particolare è che sulla nave eravamo più di 2000 persone e guarda caso, un caso particolare, c'erano tutte le professionalità, i medici, gli ingegneri, tutti i fabbri, i falegnani, quindi su quest'isola non abbiamo neanche il problema di uno che non sappia fare qualche cosa. Quindi possiamo ricreare un sistema economico insieme con il nostro governatore che possa funzionare meglio, anzi addirittura di come si funzionava sulla terraferma. Tu sei un po' ottimista perché... Perché? Due problemi almeno ce li abbiamo i grossi anche. Innanzitutto la gente ha bisogno di scambiarsi i beni che produce, giusto? Il macellaio con le funghi. Ah certo, sì, perché non è che uno produce tutto quello di cui ha bisogno. E poi dobbiamo fare delle attrezzature civili che servono a tutta la comunità e chi le paga. Poche parole. Abbiamo bisogno di una struttura monetaria, di un sistema monetario fondato ex novo, da niente. Beh, guarda caso, io ho qui la soluzione apposta per tutta questa comunità. Io, guarda caso, ero comandante della nave, voi sapete, però provengo da una famiglia di banchieri, quindi sono perfettamente in grado di creare qui sull'isola un sistema identico a quello che avevamo sulla terraferma. E tra l'altro è un sistema che adottavano tutte le nazioni occidentali, che in fondo funzionava abbastanza bene, no? Abbastanza bene? Lo chiediamo ai ragazzi, qua funzionava bene il sistema bancario? No! E tutti gli stati erano indebitati. Allora, se tutti gli stati sono indebitati, con chi avevano debito? Con Marte o con Venere? È un sistema che, fra l'altro, favoriva anche la disoccupazione. No. E il malessere sociale. Sì, ma queste sono le cose che si dicono sempre, ma tutti sanno che le cause della crisi economica in realtà sono la corruzione di voi politici e l'evasione fiscale di questa masnada di evasori che non fanno altro che evadere le tasse. Fortuna, con calma. Allora, fortuna che il sistema monetario è controllato da noi banche private. Se non ci fossimo noi, come faremo ad andare avanti l'economia? Carità di fortuna per voi altri, per i vostri amichetti e tutti quelli che intascano la tangente, per carità di Dio. Senti, io direi così, dai, facciamo questa assemblea proprio per discutere insieme, io propongo di organizzare un sistema monetario simile a quello che avevamo nella terraferma, che conosciamo tutti e quindi siamo certi che funziona, è inutile andare a cercare strade nuove che non conosciamo e che quindi possono essere incerte. Quindi, il governatore, ad esempio, che saresti tu, crea i contanti, tipo queste monetine metalliche qui, che avevamo nella roulette della nave, e quindi le possiamo utilizzare come moneta, però ne usiamo poche, perché altrimenti se no lui come politico se ne approfitta, corruzione, poi sappiamo tutti che creare denaro crea inflazione, quindi
con la mia... Prima di tutto parla per te, perché io non ho rubato una lira. So se come banchiere te non ti hai messo le mani nella marmellata. Ecco. E poi, siccome sono riuscito a smontare tutti i computer della nave, io creerò una banca che con i computer che abbiamo può creare il credito, così come avveniva nella terraferma, e attraverso la moneta elettronica, e sarà fornito a tutti a seconda delle necessità che ciascuno ha. La possiamo chiamare la banca dell'isola. Scusa, ma io come le finanzio le mie opere? Lo finanzi come avveniva nella terraferma. Basta che tu emetti dei titoli di Stato, io te li compro col denaro elettronico che creo, in cambio di questa mia generosa attività chiedo solo un piccolo interesse annuo, diciamo il 3-5% a seconda delle garanzie, ovviamente ipotecarie, che mi darete. Scusa, abbi pazienza, facciamo un ragionamento. Tu sei l'unico che crea la moneta sull'isola. Certo, altri non ce ne sono. No. Però crei 100 monete e alla fine dell'anno ne vuoi, diciamo, 105. Sì. Le 5 dove capperi le vado a prendere, che sei solo te che crei il denaro, va capito? Questo è quello che avviene sulla terraferma, Ho capito, infatti sono tutta la gente che si suicida, perché qualcuno riesce a produrre anche 110 rubandoli agli altri, o perché è anche bravo, perché è fortunato, perché è più bravo degli altri, ma c'è qualcuno che se ne ha 110 ne ha 90, come fa a pagarti il debito? Rimane ipotecato tutta la vita. No, ma non è un problema, l'importante è che uno paghi gli interessi e il debito poi crescerà e proseguirà eventualmente. Appunto, è quello che stavo dicendo, cioè non abbiamo altra soluzione che fare aumentare il debito continuamente. Ma allora sentiamo il fenomeno. Come si dovrebbero stampare? Chi dovrebbe stampare i soldi secondo te? Ma lo Stato isolano, a nome dei cittadini. Vuoi scherzare? Tutto questo denaro creato dallo Stato genera inflazione, lo sanno tutti. Con i prestiti invece se ne crea di meno e solo se serve. Questo sistema funziona benissimo da anni. Il denaro ha solo un valore convenzionale, come sono i biglietti del cinema. Qui non avete pagato il biglietto, ma quando andate al cinema cosa fate? Prendete un biglietto in prestito? Lo pagate e avete risolto il problema. L'individuo col proprio lavoro prende i soldi che lo Stato gli dà. Che senso ha che io chieda dei soldi in prestito a te a debito quando me li posso creare da solo? Guarda che la storia insegna che lo Stato e il sistema pubblico non funzionano. È sicuramente meglio il libero mercato e il sistema bancario privato. Ma sapete, scusa, la storia insegna anche che qui non siamo sul continente dove i politici delle tue fondazioni bancarie decidono sempre a tuo favore per tutelare i tuoi interessi e gli interessi dei tuoi amici. Ricordiamoci sempre che le banche svolgono una funzione importante perché finanziano l'economia e lo sviluppo economico. Certo, ma non è giusto che siano solo loro a decidere la quantità e soprattutto la destinazione della moneta. A me non mi fanno credito, a Benetton sì, ma guarda caso, e lui fa il ponte. Perché se le banche sono private, fanno solo i propri interessi e quelli dei loro amici. Devono essere le banche pubbliche. La moneta deve essere di proprietà dei cittadini che la usano, perché deve agevolare gli scambi e sviluppare l'economia per produrre beni e servizi che servono all'intera comunità, non solo al famoso 1% più ricco, ma soprattutto la moneta non deve generare debito. Se lo Stato che crea la moneta e la spende nell'economia reale, attenzione, la spende, non la presta, c'è una bella differenza, Il denaro circola liberamente a beneficio di tutti. In questo modo non deve essere restituita a nessuno e non genera interesse. Bando alle ciance, siamo qui per decidere e quindi facciamo una votazione. Vediamo se loro, che sono loro che devono decidere, sono d'accordo con la tua teoria bislacca. Facciamo una votazione. Chi vuole il mio sistema bancario perfetto, che è adottato in tutti gli stati moderni, dove il denaro viene creato con il prestito e si pagano gli interessi? Alzate la mano. Ma non ti piace molto il sistema che avevate nella terraferma? Pagare gli interessi non piace. Tu allora che cosa proporresti? Ma la mia proposta invece è estremamente semplice. Il denaro lo creo io, ma non come persona, come istituzione, come governatore, per conto di tutti quanti voi altri. E serve per scambiarci beni e servizi. Decidiamo insieme come impiegarlo, una parte sarà distribuito inizialmente a tutti per cominciare gli scambi, se no non si muove come nel gioco del Monopoli, il resto servirà a pagare le opere e i servizi pubblici.
se abbiamo bisogno di altro denaro, io lo creo senza problemi. Se non ce n'è bisogno, non lo creo, perché in questo caso determinerebbe inflazione, e le tasse, che purtroppo ogni tanto dovremo mettere, le metteremo solo, esclusivamente per ciò che servono, cioè per raffreddare un'economia che tende all'inflazione. Non servono certo per fare le opere pubbliche, perché io, quando c'è bisogno di fare le opere pubbliche, non faccio altro che stampare monete e dare ai muratori che mi costruiscono gli ospedali, i manicomi e quant'altro. Chi è d'accordo con me, alza la mano. Tutti! Traditori! Traditori che non siete altro! Vedremo se il governatore saprà fare i suoi interessi! Però ne ho visto uno che non ha alzato la mano, né prima né dopo. Adesso mi spiega lui qual è la sua teoria. No, ascolta, il discorso della corruzione, eccetera, è risolto molto brevemente. Io posso essere anche il più gran ladro sulla faccia della terra, ma almeno voi dopo 5 anni mi sbattete a casa. Questo qui è sempre in mezzo alle palle perché è stato nominato. E io cosa faccio? Beh, se non ti sta bene puoi sempre andare a zappare la terra. No, per carità, per carità. Ma vedrai che ti troverai bene anche te, va là. Che la banca pubblica eventualmente, dai, tanto la banca pubblica servirà. Non sarebbe male. Piccolo stipendino. Le banche, non vorrei offendere qualcuno, qualche bancario, ho sentito che c'è qualche funzionario di banca. Le banche nascono fondamentalmente come intermediario. Allora voi sapete che l'intermediario ci prende la cagnotta. E per cui è un lavoro inutile che fa, lo fa direttamente il Ministero del Tesoro, stampa i biglietti e si li dà. Punto e basta. Comunque. Dichiaro chiuso l'assemblea, dichiaro che il sistema monetario che verrà messo in pratica sarà quello del governatore, saluto tutti e cominciamo ad andare a lavorare! La favola dei mercati finanziari e dell'elefantino al mare. Fine agosto. In Calabria un piccolo di elefante scappa da un circo e fa ciò che nemmeno il più audace sceneggiatore avrebbe pensato per un film, Scappa al mare. La meta della sua breve fuga è una spiaggia dove, tra gli occhi increduli dei bagnanti, si immerge fra loro al solo fine di fare una cosa che mai aveva conosciuto nella sua vita di prigione: un bagno nel mare. La gente arriva, riprende la scena, commossa e stranita. Questo governo italiano, senza sovranità monetaria, è un elefantino che a fine agosto scappa al mare. Tutti sappiamo, in cuore nostro, che cosa sia il bene e il male. All'elefantino hanno spiegato che è naturale vivere nella povertà, con piccoli imprenditori che si suicidano, ospedali che non tengono più posti letto, anziani che non hanno più i soldi per curarsi, giovani costretti a scappare all'estero in cerca di lavoro. All'elefantino hanno anche fatto credere che il mondo sia quello del circo, senza erba, ma con gli sgabelli, sui quali salire allo schiocco di frusta. All'elefantino hanno spiegato che non può ribellarsi, altrimenti i padroni, cioè i mercati, useranno la frusta dello spread. Ma la natura fa il suo corso. È troppo forte il richiamo del vento, il piacere dello spazio, il rinfresco del mare. Troppo forte è la naturale ricerca del bene, del ricostruire sicurezza sui ponti, del dare da mangiare alla gente, del consentire un reddito a tutti e di abbassare le tasse ai più piccoli. L'elefantino sa che non è giusto rinunciare al bagno al mare e tenta la fuga. Resta da vedere cosa faranno gli osservatori internazionali sulla spiaggia. Faranno qualcosa oppure si limiteranno ad attendere che i padroni del circo, quell'enorme, orrendo circo che si chiama mercato finanziario, lo riconduca in catene? Io non so cosa succederà quando, presto, i padroni del circo tireranno la catena dello spread, sostenuti da tutto il potente potere mediatico e da tutti i loro servi, lautamente ricompensati. Forse gli spettatori, pur riconoscendo il diritto di libertà all'elefantino, si limiteranno a fare le fotografie. L'elefantino è solo, non può correre tanto, goffo, nel suo corpo gravato di debito. Eppure rivendica il suo diritto a una vita naturale. Io non so dirvi chi vincerà a breve, se la catena o il richiamo del mare. So con certezza una cosa, però. So che un giorno lontano,
i bambini a scuola studieranno che è esistita un'epoca oscura nella quale gli animali vivevano tutta la vita in una gabbia, chiamata circo, per il solo divertimento di alcuni esseri umani. Quel giorno, ancora più increduli, impareranno che in quei secoli esisteva un altro circo, quello del mercato finanziario, nel quale, non per legge naturale ma umana, milioni di uomini erano schiavi, a esclusivo privilegio di pochi padroni. Penseranno sia una favola leggere che si ritenesse normale rovinare le vite di esseri viventi per compiacere i mercati. Non è naturale, capiranno quei bambini, rovinare la vita a tanti per compiacere a pochi. Perché il fine dell'uomo non sta nel pareggio di bilancio, ma in ciò che scrisse un filosofo medievale che ebbe a dire che esso è la felicità, cioè il bene raggiunto il quale non se ne può desiderare uno maggiore. Ma, capiranno i bambini, nessun animale, compreso l'uomo, può essere felice se è prigioniero. Forte, ancestrale e incomprimibile sarà sempre per ogni essere del creato il richiamo alla vita vera. Ciò che ci lega a una catena, sia una legge giuridica o di mercato, non è la nostra condizione naturale, e prima o poi qualcuno libererà l'elefantino. Quella cosa è il diritto di sentire il vento sulla testa e l'acqua scorrere libera sul corpo. Qualunque pasto concesso dai carcerieri del circo non ci renderà mai felici in sostituzione a questo bene primario. Esso si chiama, tra la schiuma del mare e la voce del vento, dalla nascita del mondo, con una sola parola: libertà. Buonasera a tutti, piacere di essere venuti. Intanto ringrazio Valerio Valvezzi che mi ha concesso la possibilità di mandare questa straordinaria favoletta. Non so se vi è piaciuta, ma io ogni volta che la risento mi vengono le emozioni, mi viene da piangere, quindi mi commuovo. Però effettivamente è la sensazione che abbiamo, cioè noi dentro di noi sappiamo che ci sono cose che vediamo, situazioni nelle quali siamo costretti, che non sentiamo che non sono giuste, ma non riusciamo a capire perché, non riusciamo a capire come mai ci sono queste catene, non riusciamo a capire il perché c'è una situazione così anomala che costringe sempre verso il peggio e mai verso il meglio. Però stasera proveremo a cercare di sbrogliare questa matassa enorme che abbiamo davanti. Intanto voglio ringraziare il quartiere Navile e il presidente Daniele Ara che ci ha concesso questa sala e che ci ha concesso il patrocinio di questa cosa, quindi vorrei fare un applauso al quartiere che ci ha concesso questa meravigliosa sala e che quindi ci permette di fare questo incontro. E poi volevo introdurre un po' il concetto che sarà sviluppato lungo tutta la serata. Noi abbiamo continuamente delle percezioni nei riguardi di ciò che sta accadendo, di ciò che sta succedendo, e spesso sono percezioni che ci portano a pensare che niente sia modificabile, cioè che quello che sta succedendo è ineluttabile, cioè non ci si può fare niente. Nella realtà cercheremo di smontare piano piano tutte queste convinzioni errate che abbiamo per cercare di capire qual è realmente la verità e che cosa possiamo fare per cambiarla. La cosa importante, come ho scritto nel titolo, è che c'è un legame stretto tra la società, l'economia che si sviluppa all'interno di questa società, e la moneta che viene usata in questa società. Se la moneta è negativa, cioè produttrice di debito e di interessi, per forza di cose noi avremo a che fare con un'economia competitiva e una società che produce disuguaglianza. Se invece la moneta è positiva, cioè non generatrice automatica di debito e di interessi, è chiaro che si può immaginare di sviluppare un'economia completamente diversa, dove le persone non siano costrette a competere, ma siano incentivate a cooperare per sviluppare una società completamente diversa. Avete sì visto nel video di Valerio quanto siamo preoccupati e condizionati dalla presenza dei mercati finanziari. Io ho cercato di evidenziare qual è realmente il problema, del perché i mercati finanziari fanno così paura e sono così
diciamo, angoscianti tutte le volte che vengono nominati. Perché in particolar modo, se guardiamo l'economia mondiale, quella che è l'economia reale, cioè quella nella quale tutti noi siamo immersi, quella che produce i beni e i servizi di cui noi tutti abbiamo bisogno, ha una dimensione a livello mondiale che è pari a 75 mila miliardi di dollari. Il problema qual è? Che gli stessi stati che producono questa, diciamo, quantità di beni e servizi sono contemporaneamente indebitati per un debito complessivo tra debito pubblico e debito privato che è 3 volte tutto il PIL. E quindi ecco qual è il motivo per il quale noi ci sentiamo oppressi, siamo costretti a fare politiche che sono, diciamo, fuori dalla nostra comprensione. Ma soprattutto il fatto che questo debito pubblico in realtà è detenuto da un'economia finanziaria, rappresentata dai mercati finanziari, che ha una dimensione a livello mondiale che pare 1 milione di miliardi di dollari, cioè 15 volte l'economia reale di tutto il mondo. Ecco perché noi siamo preoccupati, perché se il debito è detenuto da questo tipo di economia, dove purtroppo però lavorano solo l'1% della popolazione mondiale, guarda caso quella più ricca, noi del 99% della popolazione mondiale siamo costretti a essere ricattati e a subire le ritorsioni dei mercati finanziari. Perché? Perché se il debito non siamo in grado di restituirlo, ci dichiarano fallimento e siamo messi in condizioni di completa schiavitù. Questo però produce una conseguenza che è reale e tangibile, cioè l'1% della popolazione diventa sempre più ricca, attualmente detiene il 50% di tutte le ricchezze che ci sono nel mondo, e via via la popolazione mondiale sta regredendo sempre alla fascia più bassa, cioè quella che possiede solo il 3% di tutta quanta la ricchezza. Quindi si sta assistendo a un progressivo aumento delle disuguaglianze a livello mondiale, proprio perché la piccola percentuale della popolazione, detenendo il debito di tutto il resto del mondo, guadagna senza fare niente, cioè semplicemente mettendo denaro dal nulla e percependo degli interessi senza dover lavorare come facciamo tutti quanti noi. Andando velocemente, senza entrare troppo nel merito, vi faccio vedere un po' come funzionano i flussi di denaro attualmente tra le varie categorie che esistono nel mondo. Questa è una piramide, è la piramide, diciamo, degli strati della società, cittadini e aziende, poi ci sono gli stati, le banche private, le banche centrali e la finanza, i mercati finanziari sono nel punto più alto. Perché li ho messi in questi ordini? Perché i cittadini pagano le tasse allo Stato, lo Stato paga interessi sul debito pubblico alle banche e ai mercati finanziari, poi i cittadini e aziende pagano interessi sul debito privato, sempre a banche e istituzioni finanziarie, le banche private pagano gli interessi alle banche centrali, le banche centrali finanzano i mercati finanziari con il quantitative easing, le banche private danno i loro utili ovviamente alle istituzioni finanziarie che detengono le quote di maggioranza, noi cittadini finanziamo i mercati finanziari attraverso purtroppo l'acquisto costretto dei prodotti finanziari perché non abbiamo modi alternativi di tutelare i nostri risparmi, e soprattutto aumentando il potere e la diffusione delle multinazionali e delle grandi catene all'interno dell'economia, noi comprando da questi soggetti non finiamo per arricchire sempre quella stessa percentuale. Quindi si sta assistendo nel mondo a un progressivo trasferimento delle ricchezze dal 99% della popolazione, che è l'economia reale, all'1% della popolazione, che è l'economia finanziaria. Questo trasferimento è quello che produce quelle disuguaglianze che vedevamo prima. Il crollo peggiore nella storia dell'S&P supera anche il crollo del 19 ottobre 1987, quando c'è stato il famoso... Quali sono quelle cose della crisi che ancora non sono chiare? Ribasso la borsa americana, che ha perso ben 1.000 miliardi di dollari in valore in una sola giornata dopo che la Camera dei rappresentanti ha votato a sfavore. Esatto, è una situazione effettivamente che spaventa, Alessandro. Ma a questo punto quali saranno i controlli sullo yen? A 104,10 ieri era 106, anzi venerdì a 106,30, un alto 2% guadagnato dello yen, attualmente il carry trade più nella storia. L'S&P perde qualcosa come 106 punti in termini assoluti, l'8,8%, il Dow Jones perde... Ma alla fine è saltato tutto. I repubblicani accusano i democratici di essere stati troppo di parte. Non ha mai menzionato la parola classe media, classe lavoratrice.
Dalle borse del vecchio continente con i listini che hanno lasciato sul terreno circa 320 miliardi di euro e la Citigroup e Vacovia, il salvataggio della Fortis Bank, l'azione dei governi di Londra e Berlino. Il crollo anche del petrolio che perde 10,5 punti, il crude $95.70, meno 10%, il Brent $93, ieri chiudevano rispettivamente a 107 e a $103 al barile. Si è comportata Amsterdam. E non è un caso. Crisi finanziaria, ancora fallimenti bancari negli USA, duro scontro politico sul piano Bush da 700 miliardi di dollari. La borsa che perde il 7-8% ogni giorno, il problema è il mercato del credito. Il mercato del credito non funziona più perché le banche non si prestano i soldi tra di loro e non lo fanno perché ci sono tutti questi che abbiamo definito asset tossici che sono nei loro bilanci, ci sono questi asset tossici off balance, cioè al di fuori dei bilanci delle banche. I banchieri sanno, perché tutti hanno lavorato a questo modo, e quindi onde evitare rischi non si prestano più soldi dai loro. Ora. E queste sono le cose che trasmettevano in TV nel 2007-2008, quando c'è stata la crisi a livello mondiale. Considerate che è stata una crisi dei mercati finanziari, quindi non una crisi dell'economia reale. Però i messaggi terrorizzanti che arrivavano dalla TV erano tali da ingenerare in tutti quanti noi la preoccupazione, pur non essendo direttamente interessati, almeno non più di tanto, a quel tipo di economia. Questo è un pezzo tratto dal mito della caverna di Platone di 2000 anni fa, che abbiamo rivisitato un po' per cercare di ammodernarlo un attimo. Ho chiesto aiuto a un attore, uno che è capace di recitare meglio di tutti quanti noi, e quindi grazie. Dentro a una dimora sotterranea in forma di caverna, pensate di vedere degli uomini che vi stiano dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi e da poter vedere soltanto in avanti, incapaci, a causa della catena, di volgere attorno il capo. Sulla parete di fondo sta un televisore che fornisce le informazioni che vengono decise da alcuni personaggi dietro di loro, che possiedono i canali e decidono i programmi e gli argomenti trasmessi. Le persone incatenate possono solo vedere davanti a sé la televisione sulla parete della caverna, perché costretti a tenere immobile il capo per tutta la vita. Quei prigionieri, quando parlano tra di loro, pensano che siano reali le informazioni che ascoltano e quindi pensano che la verità non può essere altro che quella trasmessa dalla televisione. Se uno di loro riuscisse a liberarsi dalle catene e a uscire dalla caverna, scegliendo liberamente le informazioni da altri mezzi, potrebbe arrivare a comprendere qual è la verità, ma farebbe fatica a crederci, rimarrebbe dubbioso e giudicherebbe più vere le informazioni che vedeva prima. Ma se riesce ad abituarsi a questa nuova verità, potrà osservare e contemplare la realtà vera, distinguendola dalla falsità e scoprendo che erano i proprietari delle televisioni a generare le informazioni false che egli e i suoi compagni vedevano. E ricordandosi della sua prima condizione e della conoscenza errata che condivideva insieme ai suoi compagni di prigionia, si sentirebbe felice del mutamento e proverebbe pietà per loro. Se però il nostro uomo ridiscendesse nella caverna e si rimettesse a sedere sul medesimo scranno, non riuscirebbe più a comprendere le falsità, avendo ancora negli occhi la verità. E non riuscirebbe a capire nuovamente quelle informazioni, almeno fino a quando non si abitua di nuovo, e comunque in questo periodo sarebbe egli oggetto di risa da parte dei suoi vecchi compagni che non lo comprenderebbero. Se poi provasse a sciogliere le convinzioni errate dei propri compagni per convincerli ad andare verso la verità,
probabilmente essi, per impedirglielo, lo ucciderebbero. Questo non l'abbiamo letto perché sia un incentivo ad uccidermi se provo a cercare di farvi cambiare qualche opinione. I'm Rachman, eh? Allora, io ho invitato un amico, posso chiamarlo come tale, una persona straordinaria, Orango Riso, un applauso. Grazie. Allora, intanto spiega chi sei, fai parte di una comunità, di una federazione di comunità come Damanhur, e spiegaci un po', io dico solo perché sono arrivato a loro. Me ne avevano parlato tanto persone del nostro gruppo a cui io non avevo dato ascolto, devo dire proprio l'onesta verità, delle volte si fanno degli errori, e l'unico motivo per cui mi sono deciso ad andarli a conoscere è perché ho scoperto che loro emettono la loro moneta, e allora ho detto: se uno è stato in grado in Italia di emettere una propria moneta, io lo devo conoscere. E quindi ecco perché vedete rappresentate quelle che sono le vere monete che vengono usate nella comunità d'Amon da tantissimi anni, che si chiamano crediti, e qui ecco perché sei qui, anche se poi ho scoperto altro. Sì, rappresento questa federazione di comunità che è nata nell'immaginario collettivo nel 75, si è addensata negli anni 80 e ha una moneta per l'appunto che sopravvive da 43 anni e ha rappresentato per noi un elemento fondamentale per la costruzione di tutta questa realtà. Se non avessimo coniato questa valuta complementare, sicuramente con grande difficoltà saremmo riusciti a realizzare quello che abbiamo realizzato. Che cosa siamo? Siamo un esperimento sociale, anche se i sociologi che ci seguono e ci osservano ci dicono che dopo 40 anni siamo una realtà e non più un esperimento. Ma noi abbiamo il piacere, la voglia di continuare a considerarci un esperimento perché abbiamo un unico dogma, li abbiamo uccisi tutti, vedremo insieme anche il concetto stesso di verità, ma uno l'abbiamo mantenuto, che è il cambiamento, perché crediamo che sia proprio il cambiamento la forza in grado di liberarci totalmente, come quell'elefantino in modo commovente ci ha ricordato. Ok, e quindi partiamo da qua. Come si fa a rimuovere le nostre convinzioni errate? Perché siamo così affezionate alle convinzioni sbagliate che abbiamo, anche quando le scopriamo sbagliate? Per mille motivi, ma cominciamo a semplificare il processo e a partire proprio dall'idea stessa di verità e di realtà. Cioè la verità non esiste, esiste la realtà. Noi siamo qui insieme questa sera, okay. Ma sicuramente ognuno di noi vivrà queste esperienze in modo del tutto soggettivo. Sapete quando è nata l'idea proprio di convincimento radicato, cioè di identità, di verità come singolare? Con l'avvento delle religioni monoteiste, quando Dio è diventato uno unico e noi abbiamo cominciato a battagliare per capire qual era il Dio migliore, un po' come si battaglia per capire nei mercati finanziari chi ha in sé la verità. Da quel momento in poi abbiamo ucciso il piacere di integrare in qualche modo la diversità e di coniugare cosa penso io con cosa pensa Fabio, che è invece quello che vogliamo proprio portarvi questa sera. E abbiamo spaccato questo principio di realtà in tante facce ed oggi continuiamo a confliggere facendo, come dire, il nostro capitano prima ce lo ricordava, il bene delle nostre agenti, delle nostre elite finanziarie. Cosa succede? Ecco, succede esattamente quello che vedete proiettato. Come ci identifichiamo noi nella realtà? Ormai se ne parla ovunque. Sentiamo di voler aderire ad un pensiero negativo, a tutto ciò che ci viene portato, come avete visto da quei mercati finanziari, da quel meccanismo perverso che è la TV. Una digressione velocissima, sapete che la TV costruisce l'immagine con un pennello luminoso che eccita i LED e le componenti del video come un vecchio pendolo di un ipnotista. Guardando la TV noi entriamo in stato catatonico, l'occhio ruota verso l'alto, noi rilasciamo la mascella e da quel momento in poi tutto quello che ci viene detto noi lo recepiamo come vero. Pensate che hanno sperimentato quanto qual sia il livello di suggestionabilità di ognuno di noi.
La TV dice delle sciocchezze da parte di un fisico a fianco a noi, esperimento fatto in concreto. C'è Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica, che ci dice guarda che sta dicendo delle idiozie. Noi a chi crediamo? Alla TV. Anzi, posso dirti, farti un esempio strano che riguarda me. Io da 4 anni che racconto sempre le stesse cose, da quando le dico in TV mi credono un po' di più. Cioè, pensate all'assurdità di questa cosa. Cioè, io, cioè, la gente mi dice, oh, bello quello che hai detto in TV, ma guarda che è la stessa cosa che dico sempre, però è diverso. Sì, prende una personalità differente perché diventa un elemento misterico, questa scatola nera che dispensa in modo stravagante delle idee è persuasiva, è convincente, ma dipende molto la modalità con cui recepiamo i contenuti, proprio da come ci schieriamo e da quali scelte facciamo. Tu da che cosa vuoi farti pervadere? Come una mosca che è attratta da tutto ciò che nella nostra realtà, lo vedete nell'immaginario visivo, piuttosto sgradevole, o come una farfalla che pensa, vede, apprezza tutto ciò che di bello la natura ti propone? Nel tuo quotidiano, da che parte ti metti? Da questa parte ipercritica che tende a generalizzare, a prendere il peggio della società, e sei sempre disposto a raccogliere da chi è di fronte a te il difetto piuttosto che non raccogliere il pregio, perché di qui iniziano i processi su cui poi si fondano i convincimenti. Certo. Ora, tutto questo genera una grande gabbia mentale, perché noi in questa società abbiamo esasperato l'uso della testa, siamo diventati totalmente cognitivi e tutto quello che viviamo viene filtrato da questo meccanismo che abbiamo voluto privilegiare, intellettuale, e finiamo poi per disperderci in questo marasma di negatività. Alla fine noi uccidiamo noi stessi e con i nostri atteggiamenti finiamo per alimentare o schierarci verso una cultura del negativo. Avete mai visto, ce n'è uno a Bologna, in tutta Italia, giornali che diano informazioni positive? Il giornale si fonda su un messaggio negativo. Cioè, la notizia positiva non è una notizia. Cioè, non è... E perché la notizia positiva non è una notizia? Come mai? Ve lo siete mai chiesto perché ci attrae di più il lato oscuro? È intrigante. Sì. Come mai tra un aspetto o l'altro ci attrae di più il lato oscuro? Perché in un meccanismo perverso che abbiamo ereditato, che ci è stato instillato da una visione collettiva, noi pensiamo sempre che il governatore sia il corrotto. E nel momento in cui chi è al governo è il corrotto, tutto ciò che perseguita questa sorta di potere intrinseco, che in realtà dovremmo perseguire, perché essere al potere vuol dire essere al servizio degli altri, non essere colui che dice agli altri cosa devono fare, ma che coordina le forze del collettivo, questa sorta di visione che ha intossicato la società, la religione, ha fatto sì che ad un certo punto noi ci ritroviamo con una gabbia perversa che ci porta a destrutturare il sistema. Io ho creato questa cosa qui e volevo farla vedere agli altri per identificare quello che lui sta dicendo. Pensate in questo momento come mi sento, come vi sentirete voi con un oggetto come questo? In gabbia, giusto? Però in realtà io non sono in gabbia, perché sono libero di muovermi, libero di muovere tutto. Ma la sola percezione di una gabbia ci impedisce di muoverci. Quindi noi spesso siamo bloccati nelle nostre azioni dal fatto che pensiamo che non le possiamo fare, che pensiamo che non possono essere attuate, ma nella realtà ce lo hanno istigato questo pensiero, perché in realtà noi possiamo fare qualsiasi cosa. Come l'elefantino, se vuole andare al mare, farsi un bagno, lo può fare. Tra l'altro viene bene, adesso forse anticipiamo anche un tema legato all'elefantino, ma sapete che cosa succede e come si fa a limitare il potere incredibile che ha un elefante? Come fanno in India, per esempio, dove i pozzi d'acqua sono ancora, come dire, mossi, l'acqua viene estratta da un elefante che gira intorno al pozzo. Un elefante che potrebbe
come dire, con un solo colpo del capo sradicare il polso, l'albero. Cioè, l'elefantino che abbiamo visto era ancora piccolo, ma destinato a crescere. Quando cresce, perché non scappa? Perché da piccolo, quando ancora non è forte, viene piantato un paletto a terra che gli impedisce di muoversi, e lui comincia a girare intorno a questo paletto. Quando cresce non saprà fare altro, continuerà a girare intorno, cioè, nonostante che la sua forza è aumentata, lui penserà comunque di non essere capace di sradicare il paletto. Voi credete di essere potenti e in grado di poter cambiare la vostra vita? Se siete qui probabilmente sì, perché sicuramente avete fatto qualche esperienza propositiva che vi ha consentito oggi, anziché andare al mare, di venire da Fabio e di testimoniare un valore fondamentale per la rivoluzione di questa società nella quale ci troviamo. Se cambieremo l'economia, noi faremo star bene il mondo. Ma quell'elefantino non crede più nella sua forza, anche se è diventato un elefante potente che potrebbe sradicare il processo. Noi continuiamo in realtà a nutrire il lupo nero, continuiamo a nutrire il lato oscuro, perché abbiamo preso un sacco di convincimenti che sono esterni a noi. Non considero più chi è Fabio, chi è Orango. Tra l'altro, non ve l'ho detto prima, ma noi abbiamo preso, concepiamo la vita come un gioco, e quindi ci abbiamo assunto dei nomi di animali e vegetali per prenderci un po' in giro, per ritrovare un po' il piacere ironico anche dello scambio della vita, ma anche, torno a dire, per fare un gioco, e volendolo fare qui questa sera, se voi poteste partecipare alla formazione di una nuova arca di Noè, perché questa è un'arca che salverà il mondo, vero? Assolutamente sì, noi siamo il famoso gruppo di cittadini consapevoli e risoluti che cambia il mondo. Quindi, volendo formare una nuova arca di Noè, potendo in una sorta di gioco alla ricerca del proprio animale totemico, salvare un solo animale, se poteste salvare un solo animale, che animale salvereste? Provate ad immaginare. Dici, io avrei salvato un orango, sì, sono affezionato. Comunque il problema è che in questa cosa noi abbiamo perso la consapevolezza del nostro valore, cioè tutto ciò che ci viene trasmesso ci insegna che noi abbiamo valore solo se ci sono degli oggetti esterni che ce lo attribuiscono, quindi il denaro, l'abbigliamento, il modo di vestire, le auto, cioè se noi ci insegnano che se non abbiamo queste cose noi non valiamo niente, mentre invece noi siamo comunque degli esseri unici e straordinari. Assolutamente. Un altro meccanismo che favorisce, proprio ha favorito questi processi di falsa consapevolezza, generando dei meccanismi automatici che hanno spostato la percezione da dentro di noi a fuori di noi. Sapete che questo movimento viene quasi sempre fatto dal linguaggio. Questi automatismi sono creati proprio dal tipo di parole che noi usiamo. Facciamo degli esempi per farci capire. Perché i filosofi sono tutti tedeschi? Il 90% dei filosofi, anche se oggi abbiamo filosofi contemporanei anche di lingua anglosassone, ma tendenzialmente sono tedeschi. Perché i tedeschi hanno il verbo in fondo e quindi si ascoltano. Il linguaggio ti costringe all'ascolto. Noi latini, che abbiamo il verbo all'inizio, quando comincio a parlare tu sei già, intuisci già cosa voglio dire, mi fermi, sì, ho capito. Non hai capito nulla di quello che ti voglio dire. E ancor più abbiamo introdotto nelle costruzioni intellettuali, linguistiche moderne, i possessivi, che non ci sono nell'aramaico antico, nel sanscrito, in quei linguaggi che sostengono le filosofie contemporanee, su cui è scritta la Bibbia, i Vede e quant'altro. Se non c'è il possessivo, io sono costretto a riportare la consapevolezza su di me e a togliere o a ridurre il valore di ciò che c'è fuori. Quando dico la mia auto, pare una costruzione linguistica lineare e forbita. In realtà dire la mia auto vuol dire riporre tutta la mia identità nell'auto. Più è grande l'auto e più io sono. Più è intelligente mio figlio e più io sono bravo, più mia moglie o mio marito insomma è importante o una figura, cioè io, e tutto questo a poco con un'introduzione piccola nella lingua ha spostato completamente il baricentro da dentro di noi e dai valori fondanti che alimentano la consapevolezza di ognuno al fuori di noi, e oggi noi dipendiamo da tante cose, prima di tutto
il denaro. Ma un ruolo ce l'ha sicuramente la società, perché la società diciamo condiziona fortemente la percezione che noi abbiamo di noi stessi e del mondo in generale. Basta pensare alla percezione di noi stessi in base al valore dei soldi, cioè noi se abbiamo i soldi, se guadagniamo, abbiamo un valore, se non siamo in grado di guadagnare o non abbiamo i soldi, noi non valiamo niente. Questa è un'idea che ormai è passata, è dentro di noi, tant'è che la gente che si suicida perché non ha perso il lavoro o altro deriva dal fatto che uno poi non ha più niente da che fare, oppure la percezione sulla società legata al debito. Cioè questo è un cartellone che hanno messo prima delle elezioni in tutte le più grosse stazioni italiane, che ricordava a tutti i passeggeri quanto aumentava il debito e il fatto che il debito pubblico grava su ognuno di noi. Ma pensate all'assurdità, cioè uno nasce, io faccio un figlio, nasce nella culla e gli si devo dire che c'ha 36.000 euro di debito. Ce lo dicono, se lo ricordano. Cioè pensate alla follia di questa, ma noi ci crediamo, cioè la cosa bella è che nessuno rifiuta questa idea, non è che dice ma brutto stronzo, ma che cosa stai dicendo? Io come faccio a essere indebitato appena nato? Ma scherziamo! È un peccato originale! Cioè ormai ci siamo assuefatti a questa cosa. Guardate solo sul debito, tanto per smentire questa balla colossale. Guardate, questa è la cartina di tutta la Terra, sono evidenziate con il colore rosso scuro le nazioni che hanno il debito pubblico più grande. Guardate, cioè sono gli Stati Uniti, il Canada, la Spagna, la Francia, l'Italia, l'Inghilterra e il Giappone. Cioè gli stati più industrializzati e più evoluti sono quelli più indebitati. Quindi, qual è il problema? Anzi, se io sono indebitato, sono bravo. Se il Giappone è indebitato più dell'Italia, sono più bravi di noi. Giusto? Giusto, me lo diceva già mio nonno, i debiti allungano la vita, fanno sì che gli altri pensino a garantire la tua esistenza. Il problema, come insegni tu, è il contesto visivo, cioè noi spesso perdiamo di vista il fatto che è la percezione quella che condiziona la nostra realtà, la nostra misura. E adesso mi hai dato un po' di esempi, queste sono tutte quante slide che mi ha mandato, che abbiamo rivisitato. Sì, voi dovete solo cercare di vedere che cosa fa la vostra mente per passare da un contesto ad un altro, cioè cosa fate per vedere cos'è riprodotto sullo schermo? Vedete due volti o vedete un calice? E per passare da chi vede i due volti a chi vede il calice, che cosa dovete fare dentro di voi? Lo percepite che c'è un lavoro di cambio di contesto che va sviluppato? Quel potere che è intrinseco in ogni essere umano di decidere qual è il contesto da praticare, quello su cui noi vogliamo fare leva questa sera, anche per lasciarvi qualcosa su cui giocare nei prossimi giorni. Cioè, se io scelgo di vedere il nero, vedrò il candelabro, se io scelgo il bianco, vedrò i due volti. Quindi a seconda della mia percezione positiva o negativa, è chiaro che è vero. Ma qui si complica ulteriormente, questa non la conoscevo, questa è fantastica. Qui addirittura io ce ne ho tre di livelli di lettura diversi. E quindi è importante governare la nostra mente. Cioè siamo noi che decidiamo cosa vogliamo vedere in una stessa immagine. Ognuno di noi che sceglie dove collocarsi, e a seconda della cultura che hai assorbito, che decidi di far tua, ricordatevi il contesto, la mosca o la farfalla, cosa deciderai di nutrire da questa sera, provocatoriamente, ma nella tua vita, un contesto propositivo o positivo, oppure deciderai ancora di cavalcare il negativo? In base alla scelta di campo che farai, riuscirai a vivere questa complessità che hai letto sullo schermo. Insomma, se ti alzi la mattina, come diciamo qui, voi se vi alzate la mattina vi sentite benissimo, ma scendete, appena uscite di casa, incrociate un amico che vi dice ma ti vedo malissimo, ma hai dormito? Entrate al bar e il barista che vi vede ogni mattina vi dice però è stato dal medico oggi, dottore, ma che brutta cera che ha. La terza suggestione propositiva negativa, tornate a letto perché per la mia energia sto malissimo. Al contrario, vi alzate e state malissimo, è una giornata di merda, proprio come la mosca di prima, non avete voglia di andare a lavorare, ma aprite l'uscio di casa e il primo amico o amica che vi conosce, ma sei stato in ferie, e così via al barista, e così via.
E voi dite, mi sembrava una giornata pessima, ma in realtà affronterò in modo più propositivo la mia realtà. Insomma, la nostra percezione è fortemente condizionata. Assolutamente. Fortemente. Da giudizi, pregiudizi, cioè ne abbiamo nella nostra testa una caterva di cose che condizionano. Tra l'altro i giudizi, sapete perché oggi la psicologia moderna dice che sono semplificazioni del contesto sociale? Cioè, in un contesto che va così velocemente e non ci dà il tempo di poter entrare in relazione, noi abbiamo creato dei meccanismi pregiudiziali e giudiziari per semplificare il processo. Ormai simpatico, antipatico. Bravo. È tutto uno schema oggi. Anche chi ti classifica, che sia addirittura un terapeuta, ti classifica schematizzandoti e dandoti un'identità. Sei un colitico. Come sei un colitico? Cioè, parliamone. Insomma, chi sono nella mia realtà? Non posso accettare continuamente di aderire a un modello rinunciando alla mia identità. Di uguali in questa sala e nel mondo non c'è nessuno. Siamo simili, ma nel contempo ciò che ognuno di noi ha vissuto è così diverso da rappresentare una sorta di gemma preziosa, un'identità che va rispettata e soprattutto scoperta. Quando per la strada si incontra qualcuno che ti dice lei non sa chi sono io, ditegli ma neanche lei sa chi è lei, quindi... Bellissima. Ma tra l'altro pensavo adesso, riflettendo sulle tue parole, che siamo tutti diversi, ma è come dire se io mangio una mela o mangio una macedonia. Allora, la macedonia è meglio di una mela oppure no? Se io mangiassi solo mele sarebbe una tristezza. La macedonia è buona perché è fatta da tante cose diverse l'una dall'altra che insieme danno un sapore unico. Sì, no, noi vediamo tra l'altro con dolore quello che sta accadendo nel mondo. Tutti i giorni scompaiono fauna e flora, continuamente stiamo uccidendo la diversità e la stiamo patendo tantissimo, questo vuoto di complessità che stiamo traducendo in natura e di conseguenza vivendo noi. Prima nella gabbia mentale pensavo di farmi un esempio, ma che mi è ritornato in mente adesso proprio guardando ai condizionamenti. Noi nel confronti della realtà siamo un dialogo continuo, cioè nel momento in cui io restringo la gabbia al pollo che sto allevando, sto restringendo il mio appartamento, perché c'è un rapporto, come dicevano già gli alchimisti, così in alto così in basso, che genera una continua relazione tra me e la società. Cioè nel momento nel quale io sviluppo dei condizionamenti sulla realtà alla quale appartengo, che siano creature animali o che siano vegetali, quel processo rientra dalla finestra e realizza il mio modello. Ci capite? Quindi più si stringono i processi, più si condizionano. In Giappone ormai gli alberghi li avete visti, credo, in internet. Sono queste, queste bare. Diamo una notizia che non do sempre, ma questo mi sembra un contesto virtuoso nella quale si può dare. Noi abbiamo diversi centri nel mondo, tra cui due in Giappone. Sapete che a Tokyo non si può più andare in albergo da soli? È vietato, perché il livello di suicidi è così alto, che incredibilmente ti vietano di andare da solo, perché da solo ci vai se ti vuoi uccidere. Se sei uno straniero a volte lo tollerano, ma non sempre. Ma non solo, il livello di suicidio è così alto, più alto al mondo, quando dei bambini da 7 anni in giù. Vogliamo continuare a vivere questi processi condizionanti? Vogliamo continuare a sostenerla questa società che è inevitabilmente mutuata dalla falsa interpretazione del denaro? Io no. Io sono diciamo due quindi... parole sulla dissonanza cognitiva, che io ho imparato da te e da altri. Perché quando poi a loro, fra poco, spiegherò delle cose che non hanno mai sentito, mi uccideranno, come diceva Platone, e quindi vorrei andare a casa sano. Ma ti ricorderemo come Platone. Grazie. Spiega un attimo loro cosa succede, perché c'è la dissonanza cognitiva, perché quando abbiamo un'informazione che entra in collisione con le nostre convinzioni più profonde, noi siamo portati a mantenere le vecchie convinzioni e a uccidere le nuove che arrivano. Perché le nuove costruiscono insicurezza costante.
Allora, se voi vi soffermate, guardate un attimo voi stessi ciò che accade, io guardo la mia esperienza, i miei nonni arrivano da una tradizione contadina, mia nonna, mi ricordava mio nonno ancor più, si è sempre fatto così e quindi bisogna continuare a fare così. Ma perché non? Io vorrei fare qualche cosa di diverso. Il diverso è male. Solo perché è diverso, e questo processo si è mutuato anche nella società contemporanea con i meccanismi culturali che stiamo vivendo, l'immigrazione, l'altro, colui che non è uguale a noi, i conflitti che ci sono tra bolognesi e ferraresi, ferraresi. Almeno ho imparato che c'è un conflitto tra Bologna e Ferrara, ma poi c'è in ogni realtà, insomma. Noi proprio facciamo fatica a credere in ciò che è nuovo, in ciò che trasforma, contraddicendo la nostra struttura fisica. Noi cambiamo istante dopo istante, la terra gira, siamo apparentemente seduti, ma la terra gira, dentro di noi il cuore pulsa, muoiono e nascono cellule, siamo l'archetipo del cambiamento. Ma nei meccanismi formativi c'è stata trasmessa questa idea di falsa conservazione della realtà, come se questo processo fosse virtuoso. Ed ecco che nel momento in cui si instaura una sorta di struttura, poi più altisonante è, pensate alle banche come sono costruzioni monumentali. Perché devono essere dei monumenti e costare così tanto, che sono soldi che poi paghiamo noi? Perché? Per incuterci questo timore del cambiamento e creare rispetto nei confronti di una sorta di sistema che purtroppo oggi il rispetto non ce l'ha più, non lo merita più. Abbiamo la necessità di cambiare, rinnovare noi stessi, perché modificare la percezione della realtà è l'unica strada per andare verso la felicità. La felicità nasce dall'istante, nasce dal momento, nasce dal cambiamento. Quando è che ti diverti? Quando ti racconto una barzelletta, e la barzelletta fa tanto più ridere quanto più il finale non è prevedibile. Certo. Vi fa ridere una barzelletta con un finale logico? Non solo gli inglesi, con rispetto agli eventuali anglosassoni presenti in sala. Cioè, solo gli inglesi ridono per cose che noi con un certo stupore commentiamo. Tanto più è originale, tanto più ciò che accade dentro di te è un sintomo di divertimento, di piacere, di hilarità, che nasce incredibilmente poi ed è capace di portare pensiero positivo, voglia di vivere, di aderire alla realtà, una sorta di, come dire, coniugazione del dentro col fuori. Tu stai bene, noi stiamo bene, se cambiamo, se l'organismo si trasforma, se noi cominciamo a credere davvero nel cambiamento e lanciamo un messaggio positivo, cioè cominciamo ad avere fiducia dell'altro. C'è una bella canzone, ce ne sono tante belle canzoni di Giorgio Gaber, che tra l'altro cui va riconosciuto una sorta di, come dire, ricostruzione di una filosofia moderna importante. Lui dice che la libertà è partecipazione, quindi voi nel momento in cui venite qui a sentire Fabio, partecipate, state lottando per affermare la vostra libertà, tanto più se siete qui e potete vivere affermando o disconfermando quello che diciamo, ma partecipate e vivete questo cambiamento, dove lui proprio descrive questo atteggiamento in modo chiaro, vedendo, non so se la ricordate, arrivare in una via stretta un uomo da lontano, e comincia a dirsi: sarà un delinquente, mi ucciderà, mi ha messo la mano in tasca, afferrerà un coltello, e così via, fino a che lui arrivano l'uno vicino all'altro, lui è nel terrore, l'altro solleva il cappello, lo guarda e gli fa un sorriso. E lui commenta: era un essere umano, solo un essere umano. L'elefante in panetto l'abbiamo già descritta prima, abbiamo anticipato prima, questa è una cosa che ho sentito da te, e considera, lo dico a te ma lo dico a tutti, che all'inizio, quando abbiamo cominciato questa battaglia per cambiare realmente il mondo, perché non è che stiamo scherzando, noi siamo davvero un gruppo consapevole, risoluti e vogliamo cambiare il mondo. La domanda che mi facevano tutti: ma dove cavolo andate? Ma come pensate di poter cambiare il mondo? Siamo 7 miliardi di persone, anche ne riesce a convincere 100. Dove arrivate? Poi è arrivato lui e mi ha spiegato la teoria dei 6 gradi di separazione. Raccontacela. Sì. Allora, intanto lo studio delle moderne teorie ci ha portato a rivisitare il concetto di realtà
tanto più è estesa e tanto più è piccola. Chiederci davvero dov'è questa coniugazione dei massimi sistemi con i minimi sistemi, per far riemergere il tema della massa critica. Cioè tutti i grandi sistemi sono trasformati poi da piccoli cambiamenti, da piccole parti. Voi pensate a voi stessi. Fabio descrive in alcune interviste molto bene il paragone tra la salute del corpo umano, il sangue e il denaro. Pensate a quanto, se avete male a un dito, questo dito, una piccola parte di voi, può influenzare l'intero sistema. Quanto? Totalmente. Più alto è il dolore di una piccola parte e più tutto il sistema è influenzato. Scompare il dolore e inevitabilmente tutto l'organismo si sente benissimo. Ma al di là della fisica, che richiederebbe l'introduzione di altri elementi anche della fisiologia corporea, la società, la socialità, studiando l'umanità, si è resa conto che è molto più coesa di come l'avessimo immaginato. Cioè 7 miliardi di persone stanno all'interno di 6 gradi di separazione. Cioè, se io mi chiedessi che distanza c'è tra me e l'ex presidente degli Stati Uniti, perché l'attuale non mi disturba, Obama, che distanza c'è tra me e Obama? Quante persone, sì, che quanti si processi conoscono... relazionali? Io volessi influenzare emozionalmente Obama, no, è incredibilmente distante da me. No. La media dei processi relazionali sta nei primi 3 passaggi. Cioè io conosco Fabio, che conosce un'altra persona che conosce Obama. Tutta l'umanità, al massimo, tra noi e l'aborigeno australiano o il nativo sudamericano, al massimo ci sono 6 processi relazionali. Questo crea una rete neuronale di comportamenti che poi la psicologia traduce nell'inconscio collettivo, nella mente di razza, che evidenzia come il cambiamento studiato sugli animali e sugli umani di un piccolo gruppo progressivamente sia in grado di determinare la rivoluzione dell'umanità. Quindi, da questa sera voi fate il primo passaggio, cioè convincete un'altra persona che conoscete ad interessarsi di queste cose e avrete fatto un sesto il passaggio per convincerli tutti. E insomma, è un bel... Sono un passaggio, sono milioni di persone. Milioni di persone. È quello che poi nella teoria, tra l'altro, del commercio ci fa dire che al di là della pubblicità che esaspera i costi, la migliore forma di diffusione di un messaggio è il passaparola. Il passaparola, certo, certo. Abbiamo chiuso questo intermezzo, io ti ringrazio. Grazie a te, spero, e grazie a voi. Spero che sia servito a tutti voi. Grazie a te, Fabio. Grazie del lavoro che fai e state facendo. Spero che abbiate cominciato a comprendere qual è il meccanismo perverso di una moneta che viene emessa solo e prestata, cioè non viene spesa. Cioè la banca, quando crea il denaro, non è che questo denaro lo spende, perché se lo spendesse, diciamo che avrebbe guadagnato il corrispettivo della moneta che ha creato, ma si fermerebbe tutto lì. Cioè la moneta che io, banca, ho creato e ho ceduto a uno di voi in cambio di un servizio, di un pagamento, di qualche cosa, quella moneta da quel momento in poi può circolare liberamente e non deve essere restituita per nessun motivo e non genera interessi né debito. Se invece la moneta io l'ho prestata chiedendo indietro un interesse, costringo la persona che ha ricevuto quel prestito a competere con tutti gli altri assolutamente per riuscire a ripagare il debito che si è creato. E non c'è altro modo. Se le 10 persone devono rincorrere e guadagnare 11 monete, uno di loro fallirà, uno o due persone di loro dovrà per forza fallire. Il sistema è fatto assolutamente in questo modo. Proviamo però a partire dalle origini, cioè da dove siamo partiti. Noi siamo partiti che la nostra, diciamo, comunità mondiale, nell'alba dei tempi, generava gli scambi attraverso il baratto. Da questo baratto siamo passati al concetto di moneta merce, cioè inizialmente si era visto che scambiare uova con mele era una cosa relativamente facile. L'unico problema però è che non sempre io trovavo quello che mi voleva comprare le uova, non mi piacevano magari le mele, quindi facevo fatica a mettermi d'accordo, oppure c'era una disparità di valore tra quello che io vendevo e quello che dovevo comprare, quindi era molto difficile, il baratto è complicato. Quindi si è preferito all'alba dei tempi sostituire al baratto una merce intermedia, cioè siccome il grano è accettato da tutti, considerate che da grano deriva il nostro dire fare la grana,
perché il grano veniva effettivamente usato 4-5 mila anni fa come moneta. Se io il grano so che l'accettano tutti e io voglio comprare le mele da uno che non vuole le mie uova, io trovo uno che mi compra le mie uova dandomi del grano, poi il grano so che verrà accettato da quello che produce le mele. Quindi questa metodologia ha reso più facile lo scambio di beni tra le persone. E a questo scopo sono stati usati i mezzi più disparati, i metalli, il grano, il sale. Pensate che dal sale deriva l'idea del salario, cioè del fatto che chi percepisce uno stipendio, diciamo, lo percepiva in sale, le spezie, le conchiglie, ma ce ne sono innumerevoli in tutto il mondo. Merci usate al posto del baratto in modo tale da agevolare gli scambi. Poi si è passati invece a strumenti monetari veri e propri. Ho provato ad elencarli in maniera veloce, perché stasera non possiamo fare una trattazione dettagliata di ciò che è successo nel mondo, però ho voluto separare in due mondi quelli che erano gli strumenti monetari positivi, cioè emessi da qualcuno e spesi direttamente nell'economia, quindi non prestati con un interesse, rispetto invece agli strumenti monetari che venivano creati e prestati nell'economia. Questa è una differenza sostanziale. E proviamo a vederla in tutti quanti gli strumenti che la società e l'umanità ha utilizzato nel corso della sua storia. Vediamo prima quelli positivi. Positivi sono sicuramente le monete d'oro e d'argento, che hanno cominciato ad usare i re, i regnanti dal 700 avanti Cristo, il re Creso della Lidia, crearono la prima moneta dove imprimevano il loro sigillo, il loro simbolo, e da quel momento in poi la moneta è sempre stata uno dei mezzi più usati nell'economia. Ma il re, quando creava la moneta la spendeva, non è che la prestava, la spendeva nell'economia e questa girava liberamente e poteva essere utilizzata da tutti. Poi la carta moneta fu inventata dai cinesi nel 1200, e dopo sentiremo un racconto recitato sempre dal nostro Mario, tratta dal Milione di Marco Polo, dove si descrive un Gran Khan, un Gran Sire, che in Cina stampava una carta moneta e che la utilizzava nell'economia. Poi ci sono sicuramente le monete metalliche, non di oro e d'argento, che usiamo attualmente anche noi. Gli stati dal 1800 non hanno più usato le monete d'oro e d'argento, ma usavano delle monete normali. E poi ci sono anche i biglietti di Stato, cioè carta moneta stampata direttamente dallo Stato, dal Ministero del Tesoro, che veniva effettivamente spesa nell'economia e non prestata. Sorpresa delle sorprese, all'interno delle monete a debito, sapete qual è la più antica moneta a debito del mondo? Data 5.000 anni fa. Sono le tavolette di argilla della Mesopotamia. Funzionava, a quel tempo la moneta era il grano, ma per agevolare gli scambi all'interno di un mercato ed evitare che la gente andasse in giro con grandi contenitori pieni di semi di grano, a quel tempo all'ingresso del mercato c'era un soggetto che cambiava il grano che ciascuno di loro portava per fare gli scambi con delle tavolette d'argilla che rappresentavano la quantità di grano che era stato depositata al banco, e quindi quella tavoletta diventava una moneta all'interno di quel mercato. Questo sistema comportava però un pagamento di interesse a chi forniva questo servizio, e quindi è il primo esempio di moneta a debito della storia dell'umanità. Dopo di queste ci furono anche i mamre degli ebrei nella Palestina, che venivano usati a questo scopo, le lettere di cambio dei templari del 1100, dove i templari facevano questo servizio per chi andava in pellegrinaggio in Palestina, cioè permettevano il deposito di oro, la consegna di lettere di cambio vere e proprie che potevano dare diritto in Palestina poi di cambiare di nuovo queste lettere di cambio in oro in base a quello che c'era scritto sopra. Ma la moneta a debito più famosa è la famosa nota di banco delle prime banche del 1300, dei primi orefici che poi diventarono banche. La nota di banco non è altro che una ricevuta di deposito della quantità di oro che, diciamo, l'orefice o il banchiere di quel tempo teneva in deposito. Perché rappresentava una moneta a debito? Perché il banchiere o l'orefice, vedendo che nessuno poi cambiava spesso queste note di banco in oro, perché era più comodo far girare la nota di banco rispetto alle monete d'oro, cominciarono a emettere più note di banco rispetto alla quantità di oro che avevano in deposito, e quindi
questa diventò un meccanismo col quale prestare uno strumento monetario e ricevere in cambio un pagamento di un interesse. Dalla nota di banco, banconota, il passaggio è stato quando le note di banco sono diventate banconote. Sapete quando? Quando in Inghilterra fu creata la prima banca centrale. Qual era la differenza tra una banca privata e una banca centrale? La banca privata emetteva le note di banco con il proprio sigillo apposto sopra e la garanzia era data dalla fiducia che le persone avevano in questa banca. Da quel momento in poi la banca centrale utilizzò il sigillo del regnante, del re, che permetteva di fare delle banconote con il sigillo dello Stato, e quindi quelle banconote in qualche modo avevano più valore. Le stesse banconote che usiamo ancora oggi, cioè le banche centrali che abbiamo oggi, Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, Federal Reserve, sono ancora e utilizzano gli stessi meccanismi che utilizzavano le banche centrali del 1600. Da qui ci siamo evoluti, siamo passati a un sistema ancora più interessante, che è quello della moneta elettronica, cioè le banche non hanno più bisogno di emettere note di banco, banconote, ma possono emettere denaro attraverso la moneta elettronica. Tutte queste monete a debito hanno una caratteristica fondamentale, sono semplicemente delle scritture contabili sull'argilla, sul pezzo di carta o su un dispositivo elettronico che registrano, cioè che danno diritto a ricevere in cambio qualcos'altro che è depositato presso l'ente emettitore. Questo è il motivo per il quale questo tipo di moneta non può essere spesa direttamente, perché essa non ha valore in sé, ha valore solo in quanto noi ci fidiamo del soggetto che l'ha emessa. Cioè, se voi foste convinti che io ho denaro illimitato e sono ricco fino all'inverosimile, se io mettessi un pezzo di carta dove c'è scritto io Fabio Conditi a consegna di questo, a vista di questo pezzo di carta, consegnerò 1 milione di euro, voi pensereste che questo pezzo di carta vale 1 milione di euro, anche se nessuno poi viene mai da me a chiedermelo, perché è basato sulla fiducia che noi abbiamo su chi ha emesso questa moneta. La cosa importante che vorrei che capiste è che tra queste due monete c'è una differenza enorme. Una viene spesa nell'economia e non genera debito né interessi, un'altra genera debito e interessi. Il problema è che tutti questi strumenti monetari sono stati sostituiti e, diciamo, fortemente condizionati, perché oggi è rimasto fondamentalmente la moneta elettronica bancaria. E noi usiamo per il 93%, 99% questo tipo di moneta rispetto a tutte le altre. Altre monete positive, perché tutti mi dicono, ma non si possono fare monete positive. In realtà nella storia ci sono stati molti esempi di monete positive, che non possiamo approfondire troppo stasera, ma voglio darvi dei flash in modo tale che se ciascuno di voi vuole fare una ricerca lo può fare. Il greenback è una banconota emessa dagli Stati Uniti d'America ai tempi di Lincoln e dei presidenti successivi, 1860-1900, è una moneta emessa senza debito. I Bread Buries, una moneta emessa dal Ministero del Tesoro inglese negli anni dal 1914 al 1928 e che finanziava, anzi ha permesso di salvare il sistema bancario inglese, e è una moneta emessa dal Ministero del Tesoro e quindi non è una moneta a debito. I MEFU emessi da Hitler nel periodo del 1934 fino alla Seconda Guerra Mondiale, che venivano emessi anche questi dallo Stato e erano di proprietà dello Stato e non comportavano debito. E poi anche il dollaro americano del 1962 e anni successivi, dove la scritta non è come è attualmente nelle banconote americane Federal Reserve, ma era The United States of America, e quindi era una moneta emessa dallo Stato, non prestata ma spesa all'interno dell'economia. Vieni Mario a raccontarci cosa ci illustra Marco Polo dei suoi viaggi, che poi non è stato scritto il milione da un'altra persona che ha raccolto i suoi scritti, su questa famosa carta moneta. Sappiate che nella città di Kambaluk c'è la zecca del Gran Sire ed è organizzata in tal modo che si può dire come il Gran Sire sia davvero un perfetto alchimista. Mi spiego. Egli fa fabbricare la seguente moneta. Fa prendere la corteccia di gesso, l'albero di cui mangiano le foglie e i bachi da seta, la frantumano, la pestano e poi la impastano con la colla
in modo che ne risulti una specie di carta, come quella dei papiri. Quando la carta è pronta, la fa tagliare in parti grandi e piccole. Ogni foglietto corrisponde al valore di una o più monete d'argento o d'oro. Ogni foglietto porta il sigillo del Gran Sire e questa moneta è fatta con tanta autorità e solennità come se fosse veramente d'oro e d'argento. E se qualcuno osasse falsificarla, sarebbe punito con la morte. E questi foglietti il Gran Sire li fa fabbricare in tale numero che potrebbe pagare con essi tutta la moneta del mondo. Fabbricata così la moneta, il Signore fa fare con essa ogni pagamento e la fa spendere per tutte le province dove egli tiene signoria, e nessuno la osa rifiutare per paura di perdere la vita. Ma è vero anche che tutte le genti e le razze di uomini sudditi del Gran Sire prendono volentieri queste carte in pagamento, perché a loro volta le danno in pagamento per altra mercanzia, come perle, pietre preziose, oro e argento. Si può comprare così tutto ciò che si vuole e pagare con la moneta di carta. Più volte all'anno arrivano a Cambaluc i mercanti e portano perle, gemme, oro, argento e altre ricche merci. Offrono la mercanzia al Gran Signore ed egli fa chiamare 12 uomini esperti e ordina loro di esaminare la merce e di pagare quello che ritengono giusto con i foglietti che ho detto. I mercanti li prendono molto volentieri perché se ne serviranno poi per altri acquisti all'interno delle terre del Gran Sire. Se poi devono comprare in paesi dove non si accettano i foglietti, comprano altra merce e la scambiano. Si aggiunga che durante l'anno va per la città un bando che impone a tutti quelli che hanno oro e argento e pietre preziose e perle di portarle alla zecca. I sudditi obbediscono e ricevono pagamento in carta. In questo modo il Signore possiede tutto l'oro, l'argento e le perle che si trovano sulle sue terre. E c'è un altro fatto importante da ricordare. Se qualcuno vuole acquistare oro o argento per il suo vasellame, per le sue cinture o per altre cose, va alla zecca, porta con sé i foglietti e prende in cambio l'oro e l'argento che gli servono. Adesso vi ho raccontato il modo usato dal Gran Signore per possedere il maggior tesoro che un uomo abbia mai posseduto. E certo, tutti i principi del mondo, riuniti insieme, non raggiungono l'immensa ricchezza che il Gran Sire ha da solo. Mentre che lo ascoltavo per l'ennesima volta, mi è venuta questa idea e volevo condividerla con voi. Immaginate un banchiere che va da questo Gran Sire e gli dice: senta Gran Sire, lasci stare, non la faccia lei questa moneta, la faccio io. E se lei ne ha bisogno, gliela do in prestito facendole pagare l'interesse. Secondo voi che fine fa il banchiere? Cioè, pensate che è quello che è successo da noi. Qualcuno è venuto e ci ha convinto che è meglio che siano stampati questi pezzi di carta da un privato e è meglio che noi li prendiamo in prestito da lui. Pensate all'assurdità di questa cosa. In realtà, dall'alba dei tempi, in realtà l'unico, ripeto, l'unico soggetto in grado di emettere una moneta o è un re, o è uno Stato, o è una Repubblica. Non esiste la possibilità che una moneta possa essere messa da un privato. Un privato può solo fare dei pezzi di carta dove dichiara che quel pezzo di carta ha valore perché in deposito io ho qualcosa. Ma l'unico soggetto che ha la capacità di creare una moneta senza avere niente in cassa è uno Stato. Sapete perché? Qual è il valore che lo Stato ha
che può assegnare a quella moneta e che nessun altro può assegnare, la capacità di pagare le tasse. Quindi, quando uno mi dice che uno Stato ha la sovranità fiscale ma non ha quella monetaria, io gli sputo in un occhio, perché non è possibile. Le due cose sono legate. La sovranità monetaria è la stessa cosa che la sovranità fiscale, perché se io ho la sovranità fiscale e creo un pezzo di carta dove c'è scritto questo vale per il pagamento delle tasse, anche se non è moneta, tutti noi l'accetteremo come tale. Allora, andiamo a cercare di capire cosa sta succedendo adesso. Abbiamo parlato della storia, cerchiamo di capire oggi come avviene l'immissione del denaro all'interno del nostro sistema. Immaginate lo Stato, immaginate il granziere, che ha la capacità di creare moneta, ma crea solo le monetine metalliche. Queste qua. Anzi, queste sono di plastica, noi le facciamo di metallo, ma fondamentalmente lo Stato si è relegato solo alla creazione delle monetine più piccole. Tra l'altro, tra le monete che si possono creare, quella che ha il rapporto tra il costo della moneta e il valore rappresentato sopra più alto di tutti. Quindi siamo anche così cretini da coniare solo alcune, addirittura alcune monete costano di più nella loro coniatura che non nel valore che c'è sopra. Quindi siamo proprio veramente i più furbi. Mentre invece le monete, quelle dove ci si guadagna un po', perché il costo per farle è molto più basso rispetto a quello che c'è scritto sopra, lo Stato ha deciso di appaltare la creazione di questa moneta al famoso privato che dicevamo prima, che è la BCE. La BCE crea le monete su autorizzazione dello Stato, capiamoci. Non è che la BCE avrebbe la capacità di creare le monete se non ci fosse uno Stato che l'ha autorizzata. Ok? Chiariamo questo concetto perché è fondamentale. Quindi lo Stato autorizza la BCE a creare la moneta. Pensate che a questo punto lo Stato può chiedere la moneta alla BCE? No, perché la moneta creata dalla BCE non può essere prestata allo Stato che lo ha autorizzata a crearla, per effetto dell'articolo 123 del trattato, che impedisce alla BCE di prestare soldi agli Stati. Cioè, io sono proprietario di un appartamento, lo do in gestione a Durango e gli dico me lo gestisci, io non posso neanche prenderlo in prestito da Durango, perché Durango lo deve prestare a tutti fuorché a me. Cioè, pensate all'assurdità. Già è assurdo che io debba prendere in prestito una cosa che è mia, ma io non posso neanche prendere in prestito, perché la devo prendere in prestito da Simonetta, che l'ha ricevuta in prestito da Durango, perché io da Durango non la posso ricevere. Le banconote, quindi, non potendo essere date agli Stati, che fine fanno? La BCE le presta a un terzo privato, che è il sistema bancario, e il sistema bancario è lui che presta queste monete immettendole nel sistema economico, e quindi noi le riceviamo sostanzialmente dal sistema bancario. Qual è il problema? Che siccome le banconote sono solo una piccola percentuale del totale, le banche private sono costrette a creare un'altra quantità di moneta, che è quella elettronica bancaria, con la quale poi effettivamente fanno i prestiti. E quindi il 99%, il 99,7% di tutta la moneta che usiamo proviene dal sistema bancario attraverso i prestiti. Quindi, che è di proprietà del sistema bancario e crea automaticamente debito. Quindi solo le monete metalliche non generano debito, ma il 99,7% creano assolutamente debito. Secondo problema, se sono le banche private a creare il denaro, sono loro che decidono dove impiegarlo. E siccome possono decidere dove impiegarlo, perché non c'è nessuna legge che impedisce a loro di farne quello che vogliono, si può dimostrare dai tabulati della Banca d'Italia che il 90% di tutto il denaro che viene creato attualmente dalle banche private finisce nelle speculazioni finanziarie e nelle bolle immobiliari. Nell'economia reale, cioè nelle aziende, alle famiglie, arriva solo il 10% di tutta la moneta che chiediamo. Questo è il motivo fondamentale per cui i mercati finanziari sono così potenti, perché hanno accesso al credito, quindi alla moneta creata dal nulla, tra l'altro non con la carta di gelso, come diceva il granziere, ma con un click del computer, costo zero. Quindi, avendo accesso a questa modalità di creazione del denaro, è chiaro che i mercati finanziari fanno così paura, perché sono gli unici che hanno la possibilità di attingere a questa enorme fonte.
Se allora vogliamo capire qual è la differenza tra un sistema monetario a moneta debito e un sistema monetario a moneta positiva, proviamo a fare questo esempio che forse è più chiaro. Il sistema economico è come un'isola costituito da settore privato e settore pubblico. Questi due settori hanno bisogno di moneta per poter funzionare, per potersela scambiare. Due sono le possibilità: o la moneta viene generata all'interno di questo sistema dall'istituzione pubblica, o viene generata dall'esterno da un sistema bancario. Se viene generata dal sistema bancario, c'è il problema che vedevamo prima in quel filmato, diciamo tradotto, di un film Il concursante, un film spagnolo. Il denaro prestato viene immesso nel sistema, però il sistema bancario chiede quel capitale che ha prestato più gli interessi. Siccome è l'unico soggetto che crea la moneta, il sistema nella sua complessità non ha la possibilità di rimborsare gli interessi. Può solo restituire il capitale, ma rimarrebbe senza moneta, quindi l'unica alternativa che ha il sistema è di incrementare il debito pubblico e il debito privato in maniera indefinita ed esponenziale, in modo tale da arrivare a situazioni assurde per le quali dobbiamo svendere tutte le proprietà reali per riuscire a ripagare il debito che comunque non riusciremo a ripagare, perché è matematicamente impagabile. Come funzionerebbe invece un sistema statale, una moneta emessa dallo Stato come fosse il granziere che la spende nell'economia? Ovviamente la spesa avverrebbe attraverso la spesa statale, la spesa pubblica. Questa moneta, dopo che è stata spesa nel sistema per pagare stipendi, opere pubbliche, eccetera, circolerebbe nel sistema e non dovrebbe essere restituita allo Stato se non quando paghiamo le tasse. Quindi l'immissione della moneta e la sua estrazione del sistema attraverso le tasse è ciò che permette allo Stato di regolare la quantità di moneta presente nell'economia e di regolare quindi l'eventuale inflazione, deflazione, aumento dei prezzi. Perché se io ho la possibilità, si crea inflazione perché ho creato troppa moneta, la ritiro aumentando le tasse. Se si crea deflazione perché di moneta ce n'è poca, aumento la spesa e riduco le tasse. Questo meccanismo, acceleratore, freno, è quello che permette allo Stato di fare politiche economiche e monetarie per far funzionare il sistema economico al meglio. L'altro sistema, quello del debito, che è quello che usiamo attualmente, è impossibile da regolare. Ma guardiamo alla realtà. Cioè, che cosa succede quando un sistema è basato su una moneta a debito? Ricordatevi il titolo, Società, Economia e Moneta a Debito, perché c'è un legame tra la moneta, l'economia e la società. In Italia quali sarebbero i lavori necessari? Ricostruzione di ponti, ricostruzione di edifici, ricostruzione degli argini dei fiumi, manutenzione del territorio, oppure messa in sicurezza del territorio perché frana da tutte quante le parti. Questi sono i lavori necessari. Pensate che questi lavori si possano fare estraendo le tasse dei cittadini? No, perché no? Perché questi lavori, nel momento in cui li fai, crei ricchezza, non crei niente. Cioè la moneta, se viene creata e utilizzata per creare beni e servizi, non potrà mai generare il niente, perché genera qualcosa che è a vantaggio di tutti quanti. Perché nel momento in cui io la metto e produco beni e servizi non avrò mai la possibilità che si crei inflazione, perché io metto in moto un meccanismo per cui quella moneta genera aumento di beni e servizi e quindi non potrà mai creare problemi. Cosa serve per realizzare quelle opere che dicevamo prima? Servono tecnici, ingegneri? Li abbiamo a dismisura, sono disoccupati. Io lavoro meno di quello che potrei lavorare, ma non perché non ho voglia di lavorare, ma perché non ho lavoro a sufficienza. Anzi, devo ringraziare la crisi, perché se non ci fosse stata la crisi, voi oggi non mi vedreste qui, perché io probabilmente avrei avuto altro da fare, come ho fatto fino a 4-5 anni fa. La crisi mi ha permesso di guardarmi in giro e di dire: ma cosa posso fare in più rispetto a quello che ho sempre fatto? E ho scoperto un mondo che non avevo mai conosciuto. Quindi i tecnici ce l'abbiamo. Ci serve manodopera con il 12% di disoccupati? Abbiamo problemi di manodopera noi in Italia? No. Ci servono i materiali? Avete mai visto un rivenditore edile? I materiali nel piazzale ce ne ha a bizzeffe, non riescono a vendere. Io sono in contatto con questa gente.
cioè la crisi che c'è attualmente non è mai successa nella storia dell'Italia, quindi abbiamo materiali in abbondanza che si deteriorano perché non vengono utilizzati. Abbiamo i mezzi, anche qui i piazzali di chi ha le macchine per fare i lavori eccetera sono fermi, cioè non vengono utilizzati. Che cos'è che ci manca allora per mettere in moto tutta questa roba e ricostruire tutto quello che dobbiamo ricostruire? Swedish television. I'm wondering, can the ECB ever run out of money? Well, technically no. We cannot run out of money. So we have ample resources for coping with all our emergencies. So I think this is the only answer I can give you.